Ragazzi, siamo arrivati alla parte 2 di questo video, ovvero il ritorno dalla Toscana direttamente fino a casa. Allora, come funziona? Partiamo con l'82% o 222 km di autonomia. Ne dobbiamo percorrere 344, quindi cos'è che ho fatto? Ho inserito all'interno di Abeda Route Planner la nostra destinazione e insieme a lui ho calcolato il percorso migliore da fare facendo tanti brevi stop ma da pochi minuti l'uno. Quindi il primo stop sarà a Sarzana, una 50 kW Enel X per appena 7 minuti, poi 18 minuti alla B-Charge dove ci siamo fermati l'altra volta, poi 18 minuti a una Ionity e poi diretti fino a casa, tutta la tratta con in teoria pioggia e ovviamente a 130, ragazzi. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un like. Siamo entrati adesso in autostrada dopo 11 km, 15,7 kWh il consumo, adesso acceleriamo verso i 130 e ci dirigiamo al primo punto di ricarica che è circa 62 km. Dovremmo arrivarci con il 49%, quello che stima Abeda Route Planner. Come però abbiamo visto anche in un altro video, non sempre è diciamo precisissimo, quindi sempre comunque da prendere con le pinze, ecco, in considerazione sì, ma non deve essere la Bibbia. Piccolo aggiornamento, ragazzi, sta piovendo e i tergicristalli automatici funzionano benissimo. Dovete sapere che noi veniamo da tergicristalli automatici della Tesla che non funzionano proprio bene, mentre qua sono perfetti. Mancano 23 minuti o 40 km alla stazione di ricarica e abbiamo un consumo di 21,1 kWh su 100 km fatti su appunto 33 km dalla partenza. Continuiamo così, sì, ovviamente la pioggia ci farà consumare di più. Vabbè, Cami, ce ne faremo una ragione, no? 21,9 kWh, stiamo per uscire adesso a Sarzana per andare a ricaricare una decina di minuti, se non sbaglio mi sembra avesse detto 6 o 7 minuti, ecco, esatto. E 78 km di autonomia, siamo circa sotto il 50% da poco. Abeda Route Planner dice 43-44, secondo me è qualcosina in più, però vediamo ragazzi. Ragazzi, la Cami mi dice non perdere la pazienza, io cerco di non perdere. Allora, siamo a una Enel X, non funziona, anzi ho chiamato l'assistenza, ho detto che non funzionano un sacco di colonnine fast, oggi hanno avuto dei problemi, insomma cosa facciamo? Grazie a Duferco abbiamo trovato un'altra colonnina fast qua in zona che però è occupata perché è alla COP, adesso tra poco ci stacchiamo, andiamo là e aspettiamo là in AC e poi dopo nel frattempo quando la colonnina si libera andiamo noi a ricaricare fast. Ragazzi, fa parte del gioco anche questo, speriamo però che davvero questi problemi finiscano. Adesso passato la tessera, facciamo avvio, anzi no, va passata ora, verifica in corso, ricarica autorizzata, bravo, pam, Duferco. Grazie Duferco, sei il numero uno, sia come prezzi, tariffe veramente interessanti e soprattutto, guardate, colonnine ABB, quindi direi tanta qualità. Allora, stiamo caricando attualmente 28 km per ogni ora, 70, sale rapidamente. La cosa interessante è che ci indica anche la percentuale di batteria, siamo arrivati qua con il 48%. Biberonaggio di 7 minuti, siamo già passati al 62%, che a noi basta e avanza, quindi faccio stop. Appoggiare la tessera davanti al lettore e ricarica interrotta, siamo pronti per buttarci di nuovo in autostrada e proseguire nel nostro viaggio verso casa. Andiamo! Ma quanto è bello uscire dall'ultima galleria della Cisa dopo la salita e di colpo iniziare la discesa con la pioggia ma uno spiraglio di sole.
Allora, aggiornamento, siamo al 25% di batteria, 34 km di autonomia, quello che indica la macchina. Noi dobbiamo fare 33, ma sono tranquillo perché l'indicazione chilometrica è estremamente variabile, mentre la percentuale della batteria è fissa perché indica realmente la quantità di energia che abbiamo all'interno del serbatoio. A noi basta poco più del 10% di batteria per arrivare alla ricarica Fornovo e tutta discesa, quindi veramente in scioltezza. 23,3 kWh il consumo adesso dopo la salita, mentre dalla colonnina il consumo è di 26,7, quindi possiamo prendere questo come dato vero di consumo dalla partenza, quindi diciamo di tutta la salita fatta, ve lo ricordo, a 130 in autostrada. Adesso iniziamo la lunga discesa e rigeneriamo tanta preziosa energia. 5 minuti dopo quel ponte là, che track, non so se siete riusciti a vederlo, siamo arrivati al prossimo punto di ricarica dove staremo circa 15-18 minuti e con 20 km di autonomia. Ma come si guida bene, ragazzi? Giù dalla Cisa ha una tenuta e un bilanciamento, un carico volante perfetto, è veramente veramente bella. Sicuramente è anche complice il fatto che noi abbiamo la versione GT, quindi quella un pochino più sportiveggiante, però veramente veramente bella da guidare. La guida one pedal si conferma anche in discesa, praticamente non ho mai toccato il pedale del freno e proprio andavi giù che è un piacere, pur tenendo conto questo fortissimo vento che abbiamo avuto lungo tutta la tratta. Arriviamo ai dati che forse più vi interessano: 21,1 kWh il consumo dopo la discesa e dalla partenza abbiamo percorso 161 km. Ok ragazzi, siamo arrivati adesso alla colonnina, tessera, verifico, scegliere il connettore. Quanto mi piacciono, Cami, queste colonnine, cioè guardate la facilità, puff, fine, and shake, pam pam, 15% ricarica partita. Quindi siamo arrivati col 15%. A Better Route Planner quanto diceva? Non mi ricordo, forse diceva il 13. Quindi siamo arrivati decisamente meglio di quanto lui pensava. Vediamo adesso la curva di ricarica rispetto al viaggio d'andata. Potenza di ricarica 22, 30, 50, 74. Esattamente come l'andata. Vi ricordo che questa colonnina eroga massimo 75 kW, quindi direi che sta assorbendo tutto quello che lei può assorbire da questa colonnina. Stiamo qua 19 minuti, arriviamo al 56% e ci ributtiamo in autostrada diretti alla Ionity, che sarà il nostro ultimo stop di ricarica. Il tempo di rispondere a qualche commento, fare due storie Instagram e siamo già al 59%, ben oltre quello che ci serve per arrivare alla Ionity. In 17 minuti e continua a caricare a 48 kWh. Interrompiamo la ricarica, stop. E siamo pronti per partire, per andare alla Ionity. 60%, Milly, ora guidi te! Se riesco... No, ma una mano, ragazzi, no, figurati. Lei sta lì e riprende, bella pacifica, va. Andiamo! Ora c'è al volante il super mega boss, la Milly. Stiamo viaggiando a... E sapere, ragazzi, che la Cami ha il piede pesante. Figurati, guarda, adesso la tengo d'occhio se supero noi 130. Devi rispettare i limiti! Ragazzi, dopo diteglielo anche nei commenti. 20,9 kWh il consumo, 126 km di autonomia, oltre il 50% di batteria. E allora, raccontami un po' come ti sembra la macchina dopo questi primi 20 chilometri, dai, non ridere, su, me l'ha descritta prima, ragazzi, me l'ha solo elogiata, ho detto, cavolo, immortaliamo questo momento. Continua pure dritto, nel frattempo gli do anche le indicazioni stradali. No, bella, bella, mi piace. Ti piace? Più fighettina della Tesla. Più fighettina. Sì, quando sono su con tutti questi accessori, tutte queste cose. È bella, vero?
E invece la funzione brake, diciamo, la guida one pedal, come ti sembra? Molto molto vicina a quella della Tesla, infatti quando l'abbiamo portata a casa dalla concessionaria sembrava, cioè non sembrava di non essere sulla Tesla, come frenata rigenerativa, volante piccolino molto comodo, e la frenata rigenerativa, cosa ti devo dire, uguale a quella della Tesla, tranne il freno che a me non piace, ma perché è come un freno normale, quindi c'ha quel senso di vuoto. Sì, un po' spugnoso, vero? E ha un senso di vuoto iniziale, sì, che non ti, cioè non lo so, io vero, meno vero. Perché sono abituata a guidare senza pedale. Del sì, freno, sì. Io non uso mai il freno, però. Sì, sì, ho capito, ho capito. Poi comunque sulla Tesla il pedale del freno è idraulico, mentre quindi hai soltanto la frenata meccanica, quindi anche per quello che ha un feeling decisamente migliore. Penso. Qua da passeggero ho detto, ma cominciamo un po' a ragionare su quanto costa questa macchina, com'è così, com'è allestita. Perché insomma sono qua in relax, su questi sedili comodi. La Kami guida con l'autopilot, no, ma molto bene. Molto bene, insomma, 46.000 questa macchina viene. Però va detto, a su tutto, cioè questo è il top di gamma per la 2008 elettrica, non puoi pensare di avere di più. Allora, sì, non sono pochi i soldi, però secondo me il concetto delle auto elettriche non è tanto quello di immaginarsi il valore del mezzo che tu stai comprando come totale, quindi tu non devi dire compro 46.000 euro di macchina, no. Secondo me la formula più vantaggiosa ad oggi per una tecnologia che è in continua evoluzione anno dopo anno è il noleggio, comunque i finanziamenti, quelli dove loro ti garantiscono un valore alla fine e tu puoi ridar dentro la macchina e andare avanti con una nuova formula di finanziamento. Quella secondo me è la formula più intelligente, perché allora con una rata attorno ai 300-350 e ora al mese te la riesci a cavare, oppure se vuoi avere, per dire, delle rate belle assortite di che cosa? Di soccorso stradale, di RC, insomma di tutti quei servizi che ti possono essere utili, arrivi attorno ai 400-420 euro al mese. Secondo me è una cifra che ci sta, considerando la macchina, considerando il suo utilizzo, e ringrazio ancora la concessionaria GP Car di Monza, dove infatti ragazzi vi invito, se avete dubbi, curiosità sui prezzi, ad andare da loro direttamente in concessionaria, perché sono veramente avanti, sono interessati all'elettrico, utilizzano tutti loro spesso le loro macchine elettriche per provare, per capire in prima persona cosa vuol dire avere un'auto elettrica per poi saperla vendere. E quindi prendete le indicazioni che io vi ho dato, gli spunti, ma poi soprattutto andate da loro, chiedete a loro, perché sono veramente avanti. A noi quando ci hanno contattato ci hanno detto, perché non la prendete in prova? Noi abbiamo detto, caspita, sì, finalmente qualcuno che capisce che le macchine non vanno usate un giorno o un'ora, le macchine vanno usate una settimana, vanno buttate in autostrada, vanno buttate nel traffico per capire le loro reali potenzialità. E questa Peugeot, insomma, ci sta davvero piacendo, ragazzi. Benvenuti a Ionity, noi appoggiamo la nostra tessera. Adesso vi faccio vedere una cosa, vedete il cavo qua tocca, fatelo passare dietro il paletto, perché la ricarica fast crea moltissime vibrazioni sul cavo, e se il cavo appoggia magari al muso della macchina, ve lo graffia inutilmente, in questo caso al sedere. Siamo arrivati qua con il 22%. Adesso vediamo la curva di ricarica, vediamo cosa dice la colonnina. Pa, 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 pa. Eccoci qua, faccio ombra, non so se riuscite a vedere, 30, 40, 50. Ok, 76, 80, 90, quella! Arriviamo vicino al suo picco massimo, se arrivavamo qua più scarichi, 92 kW di ricarica. Ragazzi, il bello delle auto elettriche è la community che c'è attorno al mondo delle ricariche e dell'utilizzo. Eravamo qua, stavamo appena tornando dalla pausa bagno, che il ragazzo qua accanto a noi ci ha chiesto una mano perché non riusciva a caricare. Poi c'era qua un signore col figlio e la loro Polo che stavano valutando una ID3, una nuova auto elettrica, e allora sono venuti per curiosità a chiedere informazioni anche a noi. Allora noi non ci siamo tirati indietro, gli abbiamo raccontato la rava e la fava, ma nel frattempo la nostra Peugeot è andata avanti a caricarsi, siamo al 90%, veramente oramai troppo.
Però fa niente, dovevamo partire Cami circa 15 minuti fa con il 60%. Fa niente, comunque in 39 minuti abbiamo raggiunto il 90%, sta caricando ancora 10 kW, a sto punto basta. Andiamo, stacchiamo tutto, fine, stop, ciao, arrivederci. Ormai mancano pochissimi chilometri a casa e possiamo ritenere concluso questo primo viaggio di oltre 600 km con la bellissima Peugeot E2008 che ci è stata lasciata in prova dalla concessionaria GP Car di Monza. Io li ringrazio ancora ragazzi, perché questi video che porteremo sul canale penso che possano essere un grandissimo aiuto e dare una grandissima mano a tutte quelle persone che sono indecise sull'approcciarsi a un'auto elettrica, e questa Peugeot è davvero un buon mezzo, ci ha permesso di fare i 21,1 kilowattora su questo viaggio di ritorno, che è molto più sfavorevole rispetto al viaggio d'andata, e questo vuol dire circa un'autonomia di 220-230 km, che è più che sufficiente per coprire quel gap di distanza che c'è tra colonnina fast e colonnina fast. La nostra media generale in questo viaggio di 600 km è di circa 18,6 kWh, vuol dire un'autonomia di 300 km, reale, autostradale, salite, discese, cittadino. Secondo me è un ottimo risultato, quindi brava Peugeot, se riesci a migliorare ancora un po' l'efficienza di questa macchina, aggiungici qualche chicca in più, tipo la percentuale di batteria, i tempi magari di ricarica una volta che tu hai attaccato la macchina sotto carica in maniera un pochino più chiara, e veramente avete tra le mani un bel prodotto. Grazie, a questo punto non ci resta che invitarvi a seguirci sulle nostre prossime avventure con questa macchina, e mi raccomando, condividete il video, perché l'elettrico anche ai più scettici può far cambiare idea, sono sicuro di questa cosa. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, lasciate un like al video e soprattutto attivate la campanella delle notifiche. Ciao ragazzi, buona serata.